almost heaven, West Virginia. Tra i luoghi da conoscere e riconoscere a Terlizzi, senza dubbio c'è la cattedrale, anzi la concattedrale all'interno della diocesi. È una chiesa che è stata realizzata nel 1783, realizzata da Michelangelo Bombino. Lo stile è quello neoclassico, come si può vedere dalla facciata, questo timpano che richiama le forme dell'Ottocento, perché ci sono voluti più o meno 100 anni per completarla. E noi la vediamo oggi nella sua bellezza, nel suo interno, così come si presenta maestosa, solenne. Ed è qui che troviamo anche quattro delle tele più belle, più rappresentative di arte sacra di Michele de Napoli. È l'invenzione, la scoperta e il ritrovamento della sacra icona della Madonna di Sovereto. Temi di particolare interesse religioso, ma anche artistico, in questo caso per Michele de Napoli. E magari ci chiediamo, una cattedrale neoclassica? Beh no. Qui c'era in realtà, nel passato, la cattedrale romanica, quella del 1200, di cui è rimasto soltanto il portale di Anseramo da Trani, che ora andiamo a scoprire e visitare insieme. Professore, finalmente è l'ora di mangiare, vero? No, questa è l'ora di vedere questo bel portale e conoscere, è il portale uno dei più belli di Puglia perché abbiamo Anseramo da Trani, questo scultore che nel 1200 ha lasciato, ma guarda che meraviglia, di sculture, di decori, di girali, l'ultima cena. Professore, portale, io vorrei che una volta tanto mi spiegasse una portata, magari di salsicce e broccoli. Natalia, guarda, io vedo invece un architrave che è meraviglioso, c'è l'Annunciazione, c'è la Natività e c'è anche la Morte di Cristo e soprattutto un'opera d'arte straordinaria che è uno dei veri gioielli che si possono gustare qui a Terlizzi. Va bene professore, io vengo con lei a vedere questa chiesa perché a me piacciono le chiese, però poi andiamo a mangiare, professore, basta! Prima c'è un'altra chiesa, è Santa Maria la Nuova ed è la chiesa francescana, davvero molto bella perché... Beh, abbiamo una storia un po' particolare. Natalia, guarda che spettacolo! Questa è la chiesa di Santa Maria la Nuova, la chiesa dei frati minori osservanti, ed è una chiesa del 1500. Cioè, vuol dire, professore, che qui ci sono gli scheletri. Andiamo a dare un'occhiata, così prendo qualche spunto per Halloween. Senti, gli scheletri qua probabilmente li troviamo pure perché sotto di noi immagina un ampio sepolcreto, un conditorio. E infatti ci sono le botole. Ma guarda attorno, che spettacolo, che meraviglia, che colori e che opere d'arte. Sull'altare principale troviamo addirittura un'opera del Pordenone. È un artista che ha lasciato su questa pittura questa Madonna in trono, il bambino, e ai lati troviamo San Francesco d'Assisi e San Giovanni Battista. E poi c'è anche questa opera, vedi? È una Natività. Siamo nel clima natalizio e questa è un'opera di Girolamo Savoldo. Qui vediamo però... Ti piace? Assolutamente sì, professore. E da qui predicavano i frati francescani e con queste decorazioni, con questi motivi in legno, da qui la predica si diffondeva su tutta la chiesa. E poi guarda anche questi bei merletti, questi stucchi che vediamo e che caratterizzano poi le chiese francescane. Troviamo anche in alto le gelosie, da dove si affacciavano i frati. Le gelosie? Sì, gelosie perché, vedi, hanno queste quadrettature molto strette in cui potevano guardare senza essere osservati. E il chiostro, dove immaginiamoci questi frati che sotto queste lunette molto belle sono tornate nel loro colore qualche anno fa, beh, raccontano le storie di Giuseppe, così come si racconta e si scrive nella Bibbia. Faccio osservare un'altra cosa, questo bel organo che è del 1700 e poi gli altari con le colonne tortili completamente indorati, perché questo era una sorta di pantheon, il pantheon della famiglia dei Gemmis e delle più nobili famiglie di Terlizzi.
Sono nel Tempio della Cultura Libraria e sono qui col direttore della Biblioteca di Terlizzi. Questo palazzo antico, quanti volumi ha, direttore? Ne vedo tantissimi. Ecco, in questo salone ci sono 12.000 volumi inventariati e si possono consultare anche sul sito della biblioteca. Qual è il più antico? È una cinquecentina che raggruppa tutte le opere del Petrarca, 1525. Direttore, io so che lei comunque pensa molto ai giovani. Sì, dobbiamo pensare ai giovani e per questo abbiamo sin da una decina d'anni, grazie anche alla professionalità della collega Marianna Ciccolella, potenziato il fondo per ragazzi da 0 anni a 14 anni e abbiamo aderito al progetto Nati per Leggere. Entrando in biblioteca, direttore, sono rimasta affascinata da questi colori, da questo tetto. È rosso pompeiano, giusto? È giusto, giustissimo. Difatti la pittura pompeiana si diffonde in tutta l'Italia meridionale dopo i famosi ritrovamenti a Pompei e ad Ercolano. Ma io vedo qui dietro un uomo. Chi è questo uomo? Questo è uno dei più grandi sopranisti del Settecento, Vito Giuseppe Millico. Compositore anche. Compositore, amico del Cluck, amico del Farinelli, del Piccini, quindi possiamo dire uno dei rappresentanti più alti della musica settecentesca meridionale. Io, direttore, la ringrazio perché è stato molto interessante venire qui. Adesso darò un'occhiata e magari qualche lettura. Grazie a lei, grazie a lei. Una lettera per Babbo Natale, una lettera per San Nicola e davvero anche la presenza di tanta gente in una città come Terlizzi che si raccoglie in questo momento per vedere la discesa di San Nicola e partecipare a questo momento. Simbolico molto forte, Sindaco. Certamente sì, perché è una tradizione importante della nostra comunità. Costituisce un punto cardine, il punto d'inizio dei festeggiamenti a Natale e sicuramente in questo momento si uniscono le nostre vocazioni di carattere culturale, le nostre tradizioni più importanti, la nostra vocazione religiosa a formare un insieme che sicuramente è molto suggestivo per la nostra comunità e per chiunque viene anche a Terlizzi appositamente per eventi di questo tipo. Un lungo Natale, abbiamo contato oltre 26 appuntamenti che poi scandiscono tra i presepi viventi, l'epoca medievale in cui si rivive questo mondo del Natale e poi anche i mercati fino ad arrivare anche ai concerti. Davvero una grande atmosfera che accompagna anche oltre l'Epifania. Certamente sì, gli elementi che ho illustrato prima costituiscono il trade union di un calendario in realtà molto ricco di eventi di tutti i tipi, sicuramente chi è qui non si annoierà, ma anche chi verrà a Terlizzi avrà modo di assistere ad eventi importanti, significativi e sicuramente simbolici proprio delle nostre tradizioni. È una Terlizzi tutta da scoprire e anche questa volta ho imparato un sacco di cose, vero professore? Beh, Natalia, penso che abbiamo conosciuto Terlizzi fino alla discesa, alla calata di San Nicola e il fedelissimo Diodato dalla torre, la torre dell'orologio, un po' il simbolo e anche un po' il momento in cui si dà l'inizio alle manifestazioni legate al Natale. E anche questa puntata purtroppo è giunta al termine, ma noi ci rivediamo con la prossima puntata di Arrivano i nostri. West Virginia.